Era attesa da tempo e finalmente a breve sarà realtà. Sabato scorso, alla presenza di tutta l'amministrazione comunale di Sanza, è stata apposta la firma sul contratto di assegnazione dell'incarico alla ditta Costruzioni Generali Sant'Angelo, che si è aggiudicata i lavori e di conseguenza dell'ufficiale avvio delle opere per la realizzazione dell'attesa strada che conduce al Monte Cervati, la vetta più alta della Campania. Siamo arrivati alla conclusione, diciamo, della consegna lavori dopo tanti sacrifici, supportato da una squadra di consiglieri, di assessori e vice sindaco. Insieme abbiamo fatto uno straordinario lavoro in questi anni di tanti progetti e che oggi vediamo finalmente la consegna lavori, perché è stato difficile per un piccolo comune come il nostro, con una risorsa di circa 6 milioni di euro, con un importo per lavori, solo per lavori, di circa 3 milioni e 8, e quindi questo la dice lunga. Oltretutto abbiamo in quest'ultimo anno perso anche il responsabile dell'ufficio tecnico, quindi immaginate le difficoltà che abbiamo avuto nel mettere su il progetto. Poi, come sempre, in Italia sapete benissimo che ci sono ricorsi al TAR tra la prima, tra la seconda ditta. Questo ha fatto sì che saltassero i lavori e arrivassimo ad oggi alla firma di questo importante contratto. La strada prevede la messa in sicurezza, appunto, dell'accesso e la viabilità al Monte Cervati, che è la vetta più alta della Campania e che ci dà la possibilità di sfruttare questo importante patrimonio naturalistico che si trova nel nostro territorio. Ripeto, ringrazio ancora tutta la squadra che sta insieme a me, che amministra insieme a me, perché non è un lavoro di un singolo, è un lavoro d'insieme che stiamo facendo su tutti i progetti. Qua stamattina ci sono tutti quanti siamo anche leggermente emozionati, perché per me è un momento veramente particolare.